voci dei bambini della scuola elementare Francesco Gentile hanno inaugurato lo scorso 7 dicembre il rinnovato presepe allestito all'interno della chiesa di San Giuseppe al Porto di Fano, sapientemente realizzato dal fanese Rolando Gasparoli con la collaborazione del parroco padre Gianfranco Casagrande e dell'associazione Il Ridosso. Particolarità di quest'opera, l'ambientazione, ovvero la zona mare. Ecco che nasce così il presepe marinaro. Quest'anno il tema è una via del porto, una via vicino al porto, è il viale Cairoli che ci conduce addirittura al centro città, quindi collega la zona storica con il mare. La natività invece è stata realizzata all'interno di una capanna di marinai, dove vengono riportati alcune delle tante attrezzature usate da chi lavora in mare. Una curiosità da dire quest'anno è che tutti gli alberelli che vediamo nel viale, tutte le chiome, sono delle uova di Ragusa. Le Ragusa sono dei molluschi come i garagoli, i bombolini, che fanno le loro uova, che si raggruppano. Quando queste uova si dischiudono, lasciano una specie di spugna che troviamo lungo il mare al mattino durante l'inverno. Il mare ce lo porta. Quindi è più ecologico di questo, non c'è. In questa edizione l'opera si avvale anche di tutte le fasi della giornata, dall'alba alle ore centrali, fino ad arrivare alla sera e alla notte con il cielo stellato e a largo anche il temporale. Questo presepio quest'anno vuole rappresentare una strada, una via, Viale Cairoli. Il significato simbolico del presepio è proprio quello del profeta Isaia, di Giovanni Battista. Preparate una via al Signore che viene, spianate una strada dove i poveri, gli indigenti, le persone in difficoltà la possano percorrere per incontrare il Signore Gesù. È la strada dell'amore, del perdono, del superamento dei conflitti e delle violenze, è la strada della bontà. Ed è questo il messaggio del presepio e del Natale del Signore Gesù. Il presepe marinaro è visibile tutti i giorni dalle 7 alle 12 del mattino e il pomeriggio dalle 16 alle 19, ubicato nella parte destra della chiesa del porto al Lido di Fano. Con questo presepe noi vogliamo stimolare e interessare tutti i marinai, la gente del porto, del quartiere, alla nostra associazione. Ecco, quindi siamo presenti per far capire alla gente che noi ci siamo e che chiediamo a loro chiaramente la collaborazione per portare avanti quest'idea che abbiamo sulla storia della marineria fanese. Ah, ui! Bravissimi tutti! Auguri!